Bene, eccoci a un'altra sessione di still life con compositing e light painting. Le immagini che prendiamo in considerazione sono queste. E qui vedo che cambia il modello, cambia l'angolazione, per cui io prendo queste e vado ad aprirle con Camera Raw. Queste foto sono state scattate con una Canon 700D e con il cinquantino F1.4. Allora, prima cosa che voglio fare sicuramente su tutte è andare ad applicare il mio preset per la nitidezza, che è questo qui. Per cui vado ad applicarlo sulla prima, dopodiché le seleziono tutte, tasto destro e ho sincronizza impostazioni. Così le impostazioni sono sincronizzate su tutte le immagini. Ora vediamo se si può migliorare qualcosa per quanto riguarda solamente l'esposizione. In realtà mi sembra che questa vada abbastanza bene. E anche questa mi sembra che vada abbastanza bene per le aree che mi interessano. Queste due probabilmente sono duplicati con una lievissima differenza. Qui vediamo un po'. Ci mette 2 secondi a mettersi a fuoco perché sono immagini comunque che pesano. Mi sembra che vada abbastanza bene. Qui abbiamo questi dettagli e anche qui mi sembra che vada tutto bene. Qui abbiamo forse qualche dettaglio in più del davanti. Qui c'è un pelazzo che però andremo dopo a togliere. Magari questa la aumento un pochino, tanto dopo andiamo a miscelarla. Ora quello che faccio è che le seleziono tutte. E vado a dirgli salva immagini. Le salvo sulla scrivania, le salvo con estensione JPEG. Questo è il profilo colore 8 bit, qualità massima 300 dpi, e vado a salvare. E qui vediamo che sta salvando. Ok, queste sono le immagini che sono state esportate. Ora io vado a prendere la prima e la apro in Photoshop, e quindi in questo caso io mantengo il profilo incorporato. In questo caso vengono aperte come JPEG perché le ho esportate come JPEG. Una volta importata la prima, vado a prenderle tutte, gliele impilo sopra e dovrebbero essere già automaticamente a registro perché sono state scattate sul cavalletto. Quindi io vado a salvarle premendo diligentemente invio ogni volta che me ne arriva una nuova. Maschera, la inverto. Adesso andiamo a pitturare qui e portiamo fuori un po' di dettagli. È interessante. A quanto pare il mio cavalletto si deve essere mosso durante la posa e allora vado a riallineare a mano. Così ci dovremmo essere. Qui ci sono un po' di dettagli carini anche in questa zona che vado a riportare fuori. Eccoli qua. Vediamo cos'altro c'è. C'è un po' tutta questa zona qui che prima era rimasta molto scura. Qui vediamo cos'altro c'è. C'è il dettaglio qui dentro che mi piace. Questi dettagli qui voglio portarli un po' fuori. Ecco, gli facciamo arrivare la luce anche qui dentro. Ok, bello, mi piace. Qui c'è il bagliore del metallo della baionetta, quello un po' lo voglio. Anche qui sotto gliene diamo un pochino. Poi magari questo livello lo abbasso di intensità alla fine, però per adesso. Ok. E magari anche questo bagliore qui che non è per niente malvagio.
e direi ok. Andiamo avanti col prossimo livello e vediamo cosa offre. E qui intanto noto che probabilmente sì, è lievemente fuori anche questo perché quindi erano le prime due e qui in mezzo che si sono spostate, quindi adesso bisogna con pazienza andare a riallinearli tutti. Ok. Qui cosa abbiamo che vogliamo recuperare? Forse niente. Andiamo alla prossima, perché non vedo granché da recuperare lì. Qui possiamo magari recuperare qualche dettaglio della rotella. Quindi vado a mettere la maschera e mi preparo perché probabilmente sarà da aggiustare anche questa. Infatti, eccoti. Per vedere con precisione quello che sto facendo, ho impostato metodo di fusione differenza, così dovrei vedere perfettamente i cambiamenti. Ok, ora vado a invertire la maschera. Qui usiamo un pennello più piccolo, perché quest'area è piccola. Qui ci sono un po' di dettagli bruciati e così si vanno a recuperare. Sa che lo riporto fuori proprio al 100%, poi al massimo giochiamo con l'opacità del livello. Ok, ci dovremmo essere quasi. No, proprio scura l'originale. Sì, sicuramente giocheremo un po' con l'intensità del livello. Anche così non è male, qui c'è già un bagliore naturale suo. Questo si potrebbe scurire, ma dopo ci penso perché comunque così com'è non mi dispiace. Qui che cosa abbiamo? Qui abbiamo un po' di bagliore sul frontale, un po' di bagliore qui dentro che riempie. Per cui armiamoci nuovamente di pazienza, differenza. Vediamo da che parte stai messo. Così dovrebbe andare bene. E rimettiamo normale. E mettiamo la nostra bella maschera, la invertiamo e adesso vediamo che cosa si recupera da qui. Questo non sono nemmeno sicuro di tenerlo. Questo sì. Questi dettagli qua sicuramente li tengo. Questo forse è un po' troppo. Questo porto un po' fuori. Questo sicuramente mi piace. Qui è troppo, dopo lo andiamo a diminuire. E qui posso tirar fuori questo però. Che d'accordo che è in ombra. Però un po' fuori lo tiriamo. Ecco, così si vede meglio. Ah, io preferisco. Portiamo un po' anche questi dettagli qui sotto, che non mi dispiace per niente che si vedano. Qui si vede bene la scocca intera. Ok, e io direi che quanto a compositing ci siamo abbastanza, perché
perché siamo passati da questa immagine a questa immagine, quindi abbiamo recuperato abbastanza tutto quello che volevamo recuperare. Possiamo giocare un po' con l'opacità di questo livello per renderlo più credibile. 50%, a me piacciono i numeri interi. E così direi che va benissimo. Ok, abbiamo lasciato fuori queste due perché fondamentalmente erano duplicati o non aggiungevano chissà cosa. Qui magari si può dare qualcosina di più, qui che mi sembra quasi che ci sia la macchia nera. E così va molto meglio. Ok, come dicevo, quanto a compositing direi che ci siamo. Adesso creiamo un livello in cima a tutto perché possiamo andare con gli strumenti di fotoritocco, allora selezioniamo tutti i livelli se non funziona, con il timbro clone piuttosto che col pennello correttivo al volo possiamo andare a rimuovere un po' di schifezzuole indesiderate che inevitabilmente si depositano proprio nell'esatto istante in cui tiriamo il nostro prodotto fuori dalla confezione, subito c'è un granello di polvere sopra. È una legge fisica, è come il gatto che cade sempre in piedi o la fetta biscottata che cade sempre dal lato sbagliato. Ok, qui dopo possiamo andare a ripulire accuratamente lo sfondo con magari con rimuovi polvere e graffi. È tutto un altro tipo di lavoro però, che si svolge a compositing ormai ultimato, e quindi io direi che grosso modo, cioè le cose proprio più evidenti non ce la faccio, le devo togliere subito perché mi disturbano la vista. Però salvo quelle, io direi che il lavoro è finito ed è venuto anche abbastanza bene. Eccolo qua.